Approfondiamo la figura dell'Evangelista ed Apostolo San Matteo di Cafarnao. Matteo fu il primo evangelista. Da studi più recenti risulta che Matteo sia stato il secondo evangelista. Il primo a raccontare la vita di Gesù dovrebbe essere stato l'evangelista Marco. La parte più importante della sua vita ce la racconta lui stesso nel Vangelo. Si chiamava Levi, ma veniva chiamato anche Matteo, che in lingua greca, molto parlata a Cafarnao, vuol dire dono di Dio. Matteo significa dono di Dio in ebraico e non in greco. Levi significa unito oppure sacerdote. E da Dio ebbe come dono la sua chiamata. Non accumulate tesori sulla terra. Voi non potete servire Dio e il denaro. Ma che viene a fare qui quel Levi? Lui è un pubblicano. Riscuote le tasse e si arricchisce alle nostre spalle. I pubblicani erano gli esattori delle tasse in nome dei romani. Spesso, invece di chiedere il giusto, esigevano dalla gente più soldi che tenevano per sé. Cercate soprattutto il regno di Dio e la sua giustizia. Quel Levi è un peccatore, quello dissangua la povera gente. Io non sono venuto per i giusti. Io sono venuto per i peccatori affinché facciano penitenza. Maledetto te e il tuo mestiere. Tutti devono pagare. Levi poi verserà nelle casse del re. Vorrei vedere quanti ne versa di quei denari. Tu sei Levi. Io ti ho già visto diverse volte. Sì, maestro, io sono Levi. Tu cerchi la verità e la vita. Levi, lascia tutto e seguimi. Maestro, vieni a casa mia. Da lì io ti seguirò per sempre. D'ora in avanti il tuo nome sarà Matteo. Tu sei dono di Dio, perché tu hai accettato il dono della sua grazia. Matteo dunque, chiamato da Gesù, lascia il proprio lavoro di pubblicano e diventa uno dei 12 apostoli di Gesù. Ma dove vai? E noi che faremo? Continuate pure voi quel mestiere. Io qui non tornerò più. Qui parlano molto di te e anche di noi. Perché? Cosa hanno da dire? Levi è considerato un pubblicano, un peccatore. Non possiamo mangiare con lui. Non ai sani, ma ai malati occorre il medico. E coloro che credono in me hanno bisogno di misericordia. Tu, Matteo, credi in me? Sì, io chiedo perdono. So di essere un peccatore. Matteo, tu hai meritato più di tanti. Sarai sempre con me. Matteo fu di parola. Per tutto il periodo della predicazione, fino alla morte e resurrezione, seguì Gesù. Il suo pentimento fu così grande che nel Vangelo che scrisse lui si nomina ogni volta come Matteo il pubblicano, cioè il peccatore. Tu ci hai parlato del Maestro. Quali sono le ultime parole che ricordi? Dopo la sua risurrezione, Gesù apparve a tanti che lo possono testimoniare. L'ultima volta che lo vidi, prima che salisse al Padre, disse: Ecco, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Andate e predicate a tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti prego, Signore,
di fare in modo di portare la tua parola in ogni angolo della terra. Sono già stato nella terra dei Persiani, in quelle degli Etiopi e in tanti altri posti. A nome di diverse comunità che sono sorte, ti chiediamo, Matteo, di scrivere la vita di Gesù. Io non ne sono degno. Io sono sempre Matteo il pubblicano. Tu sei sempre vissuto al suo fianco e per il mestiere che facevi sai scrivere. E poi tu ricordi le parole esatte di Gesù. Sì, io scriverò quello che ho visto, ciò che ho udito. Come Gesù mi ha aiutato, così mi aiuterà ancora. Io, Matteo il pubblicano, il peccatore. Non si sa se Matteo subì il martirio. Sulla sua morte ci sono molte leggende. Chiese perdono al Signore per tutta la vita. Proclamò con il primo Vangelo la gloria di Gesù. Il Vangelo secondo Matteo è il più lungo dei quattro. È composto infatti da 28 capitoli. Matteo inizia il Vangelo elencando la genealogia di Gesù, per spiegare a tutti che Gesù era un uomo come ognuno di noi.